In onda, a posto, ci siamo. Episodio mi pare 16, intanto l'ho inviato anche su un gruppo dei miei amici. Dove eravamo rimasti? Ritorno all'acquario, ok. Durante il caricamento spieghiamo che comunque sono belli lunghetti, nonostante sto girando su una PS4 Pro. E cosa è successo? Abbiamo recuperato i materiali, abbiamo curato Yara e in un dialogo siamo con Yara dentro l'acquario, che è appena guarita, appena operata, post-operata, che stava litigando con Lev e adesso è scomparso. Adesso insieme a lei lo cerchiamo nell'acquario. Pare che avessero litigato perché Lev vuole rimanere a Seattle e portare anche sua mamma. La mamma sua di Yara, perché è più sicuro, insomma, vuole uscire dai serafiti, sembra, in qualche modo, nonostante lui continui a seguire in modo ligio le loro regole. Dunque, vediamo dove si è cacciato. Dove si è cacciato Lev. Lev! Lev! Torna qui, per favore! Perché Lev non vuole andare a Santa Barbara? È preoccupato per nostra madre. Per cosa le succederà a causa nostra. E fa bene? No, ora deve pensare solo a salvarsi. Perché giustamente questa specie di Cosa rischia tua diserzione madre? è appunto fa A rischiare la mamma. volte i genitori sono chiamati a espiare i peccati dei figli. Ma lei è molto devota. Non avrà problemi. Esiste un modo per aiutarla? Non accetterà mai di partire. Questo è certo. Ma non so cosa potrebbe fare a Lev. Lev! Lev! Mi dispiace! Lev! Squali. Guarda, chissà se l'ha visto. Lui adora gli squali. Adora gli squali, ma odia l'oceano. Ti ha raccontato molte cose. Sì, la paura di morire fa miracoli. Sei stata coraggiosa. Non direi. Non so come ringraziarti. Non devi. L'ho fatto per me. Adesso mi Lo ricordo senti? quest'estate che Lev! sono stato all'acquario di Genova. Ehi, sei qui. Chi era? Era lui? Tranquilla. Tranquilla, vuole solo giocare. Ehi, bella. Cos'hai lì? Non ti fa niente. Ok, guarda. Vai, prendilo. Dai, brava Alice. Forse ha ancora voglia di giocare. Ok, un'altra volta. Sì, veloce. Vuoi provare? Non credo sia una buona idea. Non proverà a mordermi, vero? No, promesso. Posso rifarlo? Lei non chiede altro. Brava, dai, l'ultima volta.
continuiamo a cercarlo. Sì. Vedi, il difetto di registrare il sabato mattina prima di pranzo è che non so se sentite i vicini che stanno sgaggiando. Ecco, grazie. Cioè, io quando salgo le scale almeno. Vabbè. Pensi sia possibile che convinca tua madre? Se l'avesse visto in quel modo, l'avrebbe strangolato a mani nude. Che cosa ti ha detto? Beh, non molto. So che alcune persone lo chiamano Lily. Per molto tempo non riuscivo a capire perché volesse mettere in dubbio le leggi, le tradizioni. E quando mi rivelò i suoi veri sentimenti, io gli risposi di tenerli nascosti. Perché speravo fosse solo una fase. Mi è sembrato sereno per un po'. Ma poi si è rasato i capelli. Come fanno gli uomini. Era un suicidio. E siete fuggiti. Prima l'ho insultato. L'ho colpito. Dio, che stupido. E io ho un'idea. Lo tiriamo su di morale. Vieni. Perché si è deciso proprio ora? A rasarsi, intendo. La settimana scorsa ha conosciuto il suo ruolo. Voleva essere un soldato come me. Ma la comunità l'ha offerto in moglie a un anziano. È tradizione. Povero Lev. Eh sì, anche comunque si era già capito. Si era già capita la questione, vedete? Dov'è Santa Barbara? È in California. Dov'è la California? Sì, ecco, vedi, qui c'è Seattle e questa è Santa Barbara. E la nostra isola? È troppo piccola, ma sarebbe qui. È lontana. Già. Bene. Eh sì, Lev si identifica uomo, ma essendo invece una ragazzina in verità. Deve essere rimasto qualcosa qui in giro. Comunque l'avevamo già detto e anticipato per chi magari si era confuso. Queste magliette non sono granché. Beh, non era male quella lì della hot air, mi piaceva, della lontra marina. Qua c'era qualcosa. Se c'è comunque sarà solo un collezionabile, nulla di che. Niente male. Bello. Ah, è vero, perché non si vede il vetro con questo filtro. Vedi qualcosa che ti piace? No. Cerchiamo ancora.
Not really. No, questo mi sembra ottimale. Cavolo, lo vorrei pure io. Pasqualo. E questo? È perfetto. Mel ha torto, sai. Sei una bella persona. Non mi conosci. Quanto basta. Abby, la smetti di rubare la mia roba? Ti prego. Scusa, non sapevo che tutto nell'acquario fosse tuo. Sì, beh. Il mio acquario, le mie cose. Scherzavo. Serviti pure. Tu no. Hai visto Lev? Sì, là nel corridoio. Posso... posso parlarti? Ti raggiungo. Non ha capito che scherzavo. Non ci so fare. Già. Tu vai forte invece. Allora, vieni a Santa Barbara, vero? No, non posso. Perché? Lo sai perché. Senti, troveremo un modo. È troppo tardi. No, no, non è vero, lo so. Lo so che è un vero casino. Lo so. Ma possiamo essere felici. Abby. Nessuno ce lo impedisce. Sentite. È andato a cercarla. Cercare chi? Sua madre. Lei lo ucciderà, Abby. La barca è pronta. Non ancora. Quanto tempo ti serve? Qualche ora. Cazzo. Lo raggiungeremo con una delle barche al porto. Ehi, l'ho appena operata. Sto bene. È l'unico modo. Vengo anch'io. Owen! Stanno andando sull'isola. Appunto. Non posso farla andare da sola. Sì, invece. Posso aiutare? Sì, restando qui e aggiustando la barca. Hai le tue priorità. Yara, andiamo. Bello che in questa scena piove, si sente nelle cuffie, si sente proprio il gocciare anche qua. E fuori dalla finestra è la stessa cosa, infatti un attimo non ci stavo capendo nulla. Ecco il porto. Come stai? Tutto bene. Piove così anche da me. Ok, sistemo le cuffie e si va. Andiamo verso il Vedi? porto. La usiamo come molo per le barche. Comunque qua siamo già parecchio lontani da... dall'acquario, vedevo adesso ci torniamo, vedevo laggiù la ruota panoramica. Dov'è che era? L'ho vista adesso. Ecco laggiù, no? Dov'è che era? L'ho vista adesso. Va bene, comunque. Ah no, eccola. Ok, andiamo. Questo dovrebbe essere il giorno 3. Poi finalmente ci ricongiungeremo con la storia dove l'abbiamo lasciata a livello temporale. Oh. Non ce la farò mai. Vieni. Ti aiuto io. Faccio io. Andiamo.
Comunque il giorno 3 lo ricordo mentalmente come il più tranquillo e divertente perché cioè, mi è piaciuto un sacco, però Attenzione. sicuramente non si faranno mancare scontri tosti, però mi ricordo che era abbastanza rilassante. E qua ho cominciato a apprezzare un sacco Yara, perché ogni personaggio alla fine ha il suo Pensi di spazio. arrivare al tuo villaggio? Lungo la costa ci sono punti ciechi per l'attracco. Poi seguiremo le strade secondarie. Sono sicure? È la via meno rischiosa. C'è qualche speranza che Lev cambi idea? Nessuno. È troppo ostinato. Ma ha capito cosa lo aspetta? Credo di sì. Ha un debole per quella donna. Direi. È la sua mamma. Lei non la vede. Ah, manca l'alcol. Dannazione. E con questo posso farlo però. I medikit ne abbiamo tre. Possiamo fare due bombette. Tornare qui. E prendere. Cos'è che era? Qua, scusa. La bottiglia d'avanzo. Oh. Dove erano le pasticche? Non me le ha prese, o sì? Mi sa di sì, solo che non me le visualizzo. Qua abbiamo tra 10 possiamo avere l'energia al massimo, incredibile. Ancora niente coltelli. Qua ho messo solo lo slancio perché è strautile e basta. Tutto il necessario per vincere c'è. Come arriviamo al porto da qui? Dobbiamo fare il giro. Eh sì. Da questa parte. Un giro non proprio comodissimo. Cerca di non bagnare il braccio. Troppo tardi. Cioè, guarda che tosta che Yara, senza un braccio, con una pistola per salvare il fratello. Qua c'è un po' di roba. Ti pareva che mi si sta scaricando il pad? Ogni volta è così. Sì, lo so che bisogna passare. Sì, lo so. Di qua. Andiamo. Lascia fare. Aspetta, faccio io. Nada. Qua c'è qualcosa. Ah, ti ci fa andare, però non c'è nulla. Chissà se nelle altre difficoltà c'era qualcosa. Vieni, passiamo da qui. Forza. Comunque qua è abbastanza tranquillo per ora, mi pare. È solo una fase narrativa barra esplorativa. È bloccata, però giustamente. Facciamo. Ah no, era già aperto, ok. Ah, questo ci ho messo un po' a capire,
tradurlo in inglese. Ogni barca mi hanno... Oggi in barca mi hanno sparato 2 volte. E ci credo, ci sono i serafiti. No, questi volevo... in italiano era fanatico, in inglese era un'altra cosa che fin tipo... che non mi ricordo come si dice, una parola che non avevo mai sentita, tipo... no, jealous è geloso, però tipo al posto della J e la L c'erano altre due, ma... che vuol dire comunque fanatico. Perché ci avevo messo un po' perché non la sapevo. Questo sinonimo di tipo di fanatico in inglese. Sinceramente non me lo ricordo. Ah, qua. Resta sul molo. Cerco una barca e posso prenderti. No, posso aiutarti. No, non ora. Faccio io. Oh, ma chi è? Sta giù! Ma che cazzo? Manny! Sei da sola? Sì! Merda! Quel cecchino è un professionista! Che ci fai qui fuori? Le barche, stanotte l'obiettivo era l'isola. Poi è arrivato questo pendente. Ho mandato a chiedere aiuto. I soccorsi stanno arrivando. In teoria. Mi serve una barca. Adesso. Che? Poi ti spiego. Beh, allora aiutami a far fuori sto tizio. D'accordo. Il buon Manny torna, Manny. Quindi cecchino, attenzione, dov'è che è? Laggiù! Si dovrebbe vedere il riflesso. Tranquillo, non ci scappa. Rosi del cazzo. Quale intruso? Sbucati dal nulla negli ultimi giorni. Sì, qua siamo safe perché lui è sul ponte. Porca miseria. Oh. Pensavo dovevo fare un mini scatto, sinceramente. Infatti mi pareva strano. Oh. Oh, giù, 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 mamma mia. Dove bisognava andare adesso? No, qua no. Dov'era? Ah, ho capito, io mi avevo fatto così. Eh Vado avanti! sì, ciao. Perché doveva fare l'animazione che si butta, solo che non avevo preso abbastanza rincorsa. Ok, quindi. Camion grosso, macchina azzurra. Qua non mi becca perché c'è la macchina alta. Poi camion. Qua bisogna fare mini scattino. Ok.
l'altra volta sono passato lì sotto. Che se no come fai, scusa? Di qua. Ok, invece era più semplice di quel che pensassi. Sta caricando, non si sa. No, qua non c'è niente, rischiosissimo. Lì perché c'è Manny, ma Manny mi blocca. Ah, qua, ok. Perfetto. Era qui che... Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ehi, di qua. Ok. Qua dovrebbe essere abbastanza. Trave andata. Merda. Che vuoi fare? Usiamo questo. Si è incastrato. Oppla. Forse dovremmo seguirlo invece di andare su. Assurdo, si è ancora visto. Cosa sta succedendo? Niente snack. Oh. Quanto mi scoccia che mi ha preso. Gli fa dole, si credo, Abby. Manny. Manny, Manny, Manny. Che cazzo sta facendo? Merda. Li attira verso di noi. Preparati. Ah, cavolo. No. Se non fossi stato colpito, questo la potevo reggere almeno un colpo. Invece sono sempre one shot. E sì, sto qua. Ancora non sono stati triggerati. Ecco, adesso sì. No! Avevo fatto L1, ma mi ha preso proprio, mi ha abbracciato. Secondo me questo si può fare tutto in corsa tranquillamente. Aia, però non troppo. Cioè, prima sono passato lì, non mi ha sparato, perché forse... Voglio provarlo a far veloce questo. L'ha fatto di nuovo.
No, è un bastardo, perché oltre gli infetti ci sono anche i colpi. Vabbè, dai, li spariamo, cioè non c'è problema. Oh, ma ti ho dato un colpo. Ma l'avevo colpito prima io, quindi devo solo schivare inizialmente. Merda, l'ha fatto di nuovo. Ho premuto L1, ma a quanto pare. Perché non c'ho voglia di sprecare chissà cosa. Vabbè, una bottiglia me la uso però perché faccio lo slancio. Ma cavoli, ero al solito posto safe. Merda, l'ha fatto di nuovo. Dai, mi ha fatto. Manny mi ha fatto sprecare la bottiglia. Ma no, ero dietro la colonna. Ma perché? Dietro la colonna sono safe. Non so, non mi è piaciuta questa. Dietro la colonna in teoria sei safe. Bisogna capire le regole perché. Boh. Ma dov'è che mi spara? Scusami, eh. Adesso. Stronzo, non la smette! Lo so! No! Cosa ha detto Radler? Cazzo! Dai, da qui è stressante sto pezzo, gioca fallo. Ah!
Sì, ma dov'è l'uscita? Oh, 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 no, no, no. Comunque, non mi ricordo dov'è l'uscita, dannazione. Adesso però è fatta. Cioè, basta far così. Basta far così. Fino a qui, ok. Non mi ricordo, era qui da sta... Ah, qua. Oh! Mamma mia. Sono caduti tutti, incredibile. Vedi, questa è la soluzione speedrun. Anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Che soddisfazione. Tutti caduti, così incredibile. Dove è andato? Non può essere lontano. Sto maledetto cecchino. Giù! Oh! Al diavolo! Ho capito, quindi. Ehi, è sta spiccio muerto! Eccolo là! Vai, 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 vai! Tienilo impegnato! Merda, attenzione! Guarda che si capisce chi è. Hai fregato, pendaco! Lo vedi? Aggiralo! Lì, lì! Costringiamola a uscire. Ok. Mamma mia. Dai, uno, due, tre. Manny. Ok. Cerchiamo. Mamma mia. Era il buon Tommy alla fine. Stai bene? Abby? Sì. Tu? Sì. Ma chi era? Merda. Non importa. Prendiamo l'Abby e torniamo all'acquario. Forza. Prendiamo la barca. Si
che andare anche nell'altra porta, faceva la stessa animazione. Dove ora? Vieni. Però direi che... Dove sono tutti? Niente guardie? Non usano quest'area dell'isola. La parte dell'isola la facciamo interamente la prossima volta. Per oggi basta così. Abbiamo fatto il capitolo del cecchino con il buon Tommy. Che la parte dell'isola è molto interessante. E niente, grazie di tutto come al solito, ci vediamo alla prossima, speriamo domani mattina se ce la faccio, se no lunedì. Boh. Grazie di tutto.